Si avvicina l'atteso appuntamento con il riconoscimento delle bandiere blu alle località balneari. La Campania si appresta ad essere ancora una volta protagonista, sempre con il grande contributo del Cilento. Il 10 maggio ci sarà l'assegnazione del riconoscimento attribuito dalla FEI in considerazione della qualità del mare e dei servizi offerti dai centri costieri. L'obiettivo principale del programma è indirizzare la politica verso un processo di sostenibilità ambientale. In questi giorni stanno arrivando ai comuni gli inviti per partecipare alla premiazione che si svolgerà online, inviti che di fatto equivalgono ad un'assegnazione del riconoscimento. Solo chi ha ottenuto la bandiera blu infatti può partecipare all'evento. I nomi delle località premiate restano segreti, ma da indiscrezioni pare che per la Campania i numeri siano migliorati. La nostra regione, grazie alla provincia di Salerno, lo scorso anno ha ottenuto 19 vessilli, collocandosi al secondo posto nazionale dietro la Liguria. Tutte le località già insignite della bandiera blu l'anno precedente erano state riconfermate, ad eccezione di Spani, che perse il riconoscimento con il comune commissariato, ma fu sostituita dalla new entry Camerota. Quest'anno Spani potrebbe rientrare nell'elenco dei centri costieri virtuosi, portando il totale delle bandiere blu in Campania a 20, il che sarebbe un vero e proprio record. Oltre alle bandiere blu per le spiagge, il Cilento vanta riconoscimenti FEE anche per gli approdi turistici, che lo scorso anno andarono ad Agropoli, Palinuro, Casalvelino, Acciaroli e Camerota.